Siamo con Livia Benamati, da Verona, giusto? Ecco, allora Livia, quanti anni hai? Te lo posso chiedere? Sì, ne ho 68. Complimenti, 68, ben portati, un bellissimo sorriso, un bello sguardo. Quando diciamo, il tuo infortunio, a quando risale? Avevo 20 anni e 8 giorni. Siamo È stato nel 64. nel 64. E cosa stavi facendo? Dove lavoravi? Io lavoravo in una fabbrica di plastica, facevamo quegli alveoli che vanno nei plotò dove c'è dentro la frutta, quelli fini fini. Eravate donne e uomini o solo Donne e donne? uomini, ma praticamente sulle macchine eravamo donne, gli uomini erano i meccanici, quelli insomma. Praticamente era una macchina automatica, lei sfornava questi, si doveva prenderli con la mano e tirarli fuori, e in automatico lei continuava ad andare. E ecco, io proprio non ci volevo mai andare su quella macchina perché io sono un carattere vivace e lì star ferma a fare proprio quel movimento lì per me era una tragedia. Ma quella mattina lì era appunto il 18 agosto, tempo di ferie, non c'erano donne, e per cui la capa mi ha detto devi star lì almeno fino a mezzogiorno. E io a 5 minuti a mezzogiorno sono entrata con la mano nel momento sbagliato, Nel momento sbagliato ti nel sei. momento che chiudeva, per cui praticamente la macchina mi ha chiuso dentro la mano, si è bloccato tutto il macchinario e è arrivato il meccanico, l'ha aperta e io ho visto proprio la mano cadere. Possiamo dire che ti sei distratta, magari in un momento di vivacità ti sei No, distratta. stavo dicendo, fra 5 minuti ho smesso questa macchina. Proprio ho guardato l'orologio Hai guardato l'orologio. per dire finalmente ho finito quel turno lì che io non sopportavo quel macchinario. Ecco, non indaghiamo rispetto al dolore, rispetto alla paura, rispetto a quello che non oso immaginare tu avrai provato, però possiamo indagare su come magari è cambiata la tua vita successivamente. Cioè, tu eri fidanzata? Sì. Sì. Hai sposato con lo stesso uomo? Benissimo, hai avuto figli? Sì, io ho due ragazze grandi, adesso ho quattro nipoti anche. Senti, invece sei più tornata al lavoro oppure hai cambiato No, lavoro? proprio assolutamente io lì non ci ho più messo piede. Non hai più messo Ho piede, ma. fatto tutte le manovre possibili e immaginabili, nel senso, sono stata a casa, poi ho fatto la maternità e poi quando ho finito tutto, nel momento insomma che avrei dovuto riprendere a lavorare, mi sono licenziata Ti sei licenziata da quel da lavoro, quel ma hai lavoro. continuato a lavorare in Certo, altri sì, ho ambiti? lavorato in altri ambiti, io adesso lavoro nel sociale perché lavoro per un patronato, per cui ho cambiato completamente strada. Certo, Ma ti ha condizionato molto la vita oppure sì? mamma mia, è stato un condizionamento continuo perché sai le persone che ti dicono e adesso come farai? Tolto mio marito, che lui aveva detto non c'è problema. Gli altri... E come farai? Quando è nata la bambina e adesso saprai tenerla e questo e quello. E questo diciamo, ha inciso un po' sulle tue sicurezze oppure te eri sicura No, che ce io ho l'avresti avuto fatta? solo una fortuna, posso dirla. Sono stata, siccome hanno tentato di riattaccarmi la mano e via, che non ha funzionato, io sono rimasta dentro in ospedale 3 mesi, senza uscire. E star dentro l'ospedale 3 mesi per me, sono venuta a casa convinta di non aver niente, perché ho visto talmente cose più grandi, più dure ancora della mia, che sono venuta a casa e ho detto, beh, insomma, a me mancano quattro dita, infine vado avanti. Certo. Ecco, questa è stata la mia forza.